Buonasera amici, siamo in compagnia della dottoressa Carla Dalla Rosa, responsabile ricerca e sviluppo, buonasera. Buonasera. E della dottoressa Federica Pro, responsabile marketing, buonasera, buonasera. Benvenute. Grazie. Due signore, bene. Allora, dottoressa Dalla Rosa, di cosa si occupa la vostra azienda? Mi descriva un po' il profilo della sua azienda in generale. Sì, BBA Ecotech si occupa di biotecnologie. Cosa vuol dire applicate? BBA? BBA vuol dire Bio-Based Application, cioè l'utilizzo di biotecnologie applicate in vari ambiti, in vari settori che vanno dalla depurazione delle acque al settore industriale e alla comunità. Quindi sono sicuramente formulazioni naturali che sfruttano l'attività principale di microorganismi. Quindi il principio attivo delle nostre formulazioni sono microorganismi benefici. Ah, ho capito, quindi sono microrganismi che si mangiano. Esatto. Le cose che ci fanno male. Esatto. Le cose impure, diciamo così. Esatto, noi scegliamo, selezioniamo questi microrganismi in base alla quindi loro attività. Quindi c'è anche il Covid dentro? No. No, come non c'è? No, per fortuna no. No, i nostri microrganismi sono tutti benefici, sono senza rischio. Ma dove li prendete? Li prendiamo da delle collezioni di microrganismi internazionali, riconosciuti a livello internazionale. La nostra attività è quella di sceglierli in base al loro metabolismo e alla capacità che hanno nel degradare le sostanze organiche. Quindi ci vuole un biologo in azienda? Sì. Lei è biologa? Sì. Ah, ecco, appunto. Perché ovviamente spara al microrganismo, cioè, sì. Sono comunque esseri viventi sì. Che hanno bisogno di una certa cura, immagino, no? Sì, sono organismi, i nostri sono in una forma particolare, sono in forma di spora, che è uno stato inattivo del microrganismo. Questo ci consente di fare delle formulazioni molto stabili nel tempo e di poterle applicare in ogni ambito. La fitodepurazione funziona così, no? La fitodepurazione funziona così. Attraverso microrganismi che vanno a ripulire le acque. Esatto, esatto. Ripuliscono delle acque che poi possono essere così utilizzate in ambito agricoltura, in ambito zootecnico. Certo. Signora Pro, si può dire che la vostra azienda ripulisce il mondo per renderlo più green? Assolutamente sì. La base appunto dei microrganismi come materia prima ci permette di partire da qualcosa prodotto dalla natura e di incanalarlo in un processo di produzione che va dalla depurazione delle acque, come accennato prima, e va anche a trattare i reflui zootecnici piuttosto che all'applicazione effettiva all'interno di prodotti di detergenza. Cerchiamo di creare dei prodotti sempre ecosostenibili e compatibili sia dal punto di vista dell'ambiente che anche dal punto di vista delle persone e degli animali, per avere dei prodotti che siano sicuri e soprattutto anche innovativi. Quindi in quante applicazioni può essere utilizzata la vostra tecnologia? Diciamo in qualsiasi tipologia di sporco organico, quindi partiamo dal trattamento delle acque, dalla depurazione industriale di varie tipologie di industria, ai reflui zootecnici, per quindi liquami, letame, a tutto quello che è a contatto con l'organico, come anche il trattamento scarichi, il trattamento delle superfici, sempre privilegiando superfici non a diretto contatto con il cibo. Quindi i vostri clienti chi sono? I nostri clienti sono aziende? Sì, normalmente sono aziende. Abbiamo anche alcuni clienti finali, ma soprattutto per il trattamento acque. Cosa vuol dire BATP e come crea un valore aggiunto per uomo, animale e ambiente?
BATP è il nostro prodotto brevettato, il fiore all'occhiello dell'azienda. Biologic Active Tissue Paper sono i microrganismi applicati alla carta igienica e quindi diciamo il veicolo dei microrganismi è la carta igienica che li porta all'interno dello scarico e permette di iniziare il processo di trattamento acque, rimozione di intasi eccetera direttamente dal WC di casa. Ma queste aziende che hanno questa particolare carta igienica sono già in commercio? Sì. Hanno, c'è una dicitura particolare sulla, sì, sulla confezione? C'è il logo Biologic Active Tissue Paper, il logo BATP. Ah, quindi sono carte biologiche, potremmo dire? Sì. Sì. È una carta particolare che appunto viene applicato questa miscela di microrganismi. È una carta che è nata per il mercato professionale, perché lì trova un notevole interesse, essendo un prodotto di tipo tecnico, perché certo, è un prodotto che va a risolvere problematiche, va a liberare dagli intasamenti, va a pulire le tubature, va a risolvere i problemi di cattivi odori che possono essere refluire dagli scarichi. Quindi è sicuramente un prodotto che incontra grande interesse, per esempio nel trattamento delle toilette degli aerei, per esempio nel trattamento nell'uso degli hotel, nell'hotelleria, nelle certo, grandi comunità, perché c'è un utilizzo quotidiano frequente e massivo di questo prodotto. La carta igienica non è nient'altro che il veicolo, con BATP sì, noi sfruttiamo un gesto quotidiano di tutti noi. Ma si trova nei supermercati questo prodotto? Per il momento no, ma a breve arriverà sui supermercati, mi auguro, perché lo si trova in supermercati di tipo biologico? No, di tipo professionale, tipo Metro, dove gli utenti però lì c'hanno accesso solo gli operatori. Esatto, per il momento sì, però stiamo lavorando affinché possa essere promosso. Dovrebbe essere più diffusa. Dovrebbe essere diffusa, però... Siete voi che ve ne interessate di questo? Il nostro partner, sì. Il nostro partner. Il problema è che la comunicazione di microrganismo è sempre un po' difficile. Quando si parla di batteri, microrganismi, ci si spaventa perché nell'immaginario collettivo si associa sempre la parola batterio a infezione, qualcosa negativo, malattia. Sì. Invece noi siamo fatti di microrganismi. Noi abbiamo più microrganismi che cellule. Esatto. È risaputo insomma che il nostro macrobiota, il nostro microbiota esatto, è 4, 5, 6, se non 10 volte le nostre cellule. Quindi esatto, noi siamo ospiti del microbiota in realtà. Esatto, noi siamo un super organismo, perché ne abbiamo tanti altri all'interno. Esatto. Sì. Senta, lei si occupa di ricerca e sviluppo, no? Sì. Ecco, quindi quanto è importante nella vostra, credo sia molto importante la ricerca e sviluppo sì, nella vostra azienda? Nel nostro ambito è decisamente importante, ma credo che sia importante in ogni azienda avere un comparto di ricerca e sviluppo. Senza questo l'azienda rifiuta di vedere un po' il futuro. Voi come di cosa si occupa in particolare? Della ricerca dei batteri? Sì. O prevalentemente mi occupo della ricerca costante di microrganismi particolari che abbiano determinate funzioni, esatto, quindi c'è sempre una ricerca che serva a quell'utilizzo specifico, esatto, immagino, no? Microrganismi che operino per esempio nella degradazione degli idrocarburi piuttosto che nella rimozione di alcune componenti inquinanti nei processi industriali o negli impianti di depurazione. Quindi c'è questa attenta ricerca dei microrganismi. La vostra azienda da quanto esiste? Allora, la nostra azienda ha una storia un po' particolare, nasce nel 1997 con un altro nome, poi chiaramente ha si è evoluta. Nel 2005 poi abbiamo fatto questo brevetto per la carta igienica, abbiamo poi proseguito nell'ampliare la nostra gamma di microrganismi, quindi la gamma delle nostre formulazioni, sempre per garantire un'alternativa a quello che è la chimica tradizionale, e fino ad arrivare ai giorni nostri, insomma. Bene, io vi ringrazio, complimenti per la vostra azienda. Grazie, e buon grazie, lavoro. Grazie a lei. Grazie. Thank you.